Bentornati. Vediamo oggi uno strumento che secondo me non è il massimo. Io veramente non credo di averlo mai usato in vita mia, però voglio farvi vedere che esiste. Abbiamo qui il pennello storia. Che cosa fa questo pennello? Vedete qui che abbiamo un pannello che si chiama storia e in cui sono elencate tutte le azioni che abbiamo svolto sulla nostra immagine fino a un massimo di, io credo di aver impostato un 20-25, potete impostarlo fino a un migliaio mi sembra. Che cosa fa questo pennello? Nel momento in cui noi abbiamo svolto delle azioni sulla nostra immagine, anche distruttive, per esempio io adesso vado a fare due interventi distruttivi, a questo punto vedete che i miei interventi distruttivi, la selezione, il riempire, il deselezionare, sono stati memorizzati nel mio pannello della storia. A questo punto che cosa succede se io utilizzo il pennello storia? Succede che io, scrivendo sulla mia immagine, e viene registrata anche questa, vado a sovrascrivere le modifiche che ho fatto e a rivelare quella che era sotto la mia immagine originale. Questo diciamo che è uno strumento utile se avete fatto delle modifiche distruttive sulla vostra immagine e in un punto magari avete sbagliato e volete recuperare com'era l'immagine originariamente, però senza perdere tutto il lavoro che avete fatto intorno. In questo caso può tornare utile. Diciamo che secondo me, se avete sbagliato è meglio che lo rifate, però sapere che c'è questa possibilità fa sempre comodo, perché magari avete sbagliato di pochissimo e non avete voglia di rifarvela di tutta quanta da capo, volete rivedere solo un angolino. Beh, in questo caso se volete vedere solo un angolino della foto originale e tenere il resto delle modifiche che avete fatto, questo è lo strumento che fa per voi. Sempre tenete a mente che si può andare indietro un numero predefinito di passi. Bisogna andare su preferenze, prestazioni, ecco qui, stati storia, vedete io ho preimpostato 20, qui si può impostare fino a un migliaio credo, tenete conto che questo strumento funziona per 20 passi all'indietro, quindi io qui ho fatto 4 azioni e posso ancora rivelare l'immagine originale sotto. Se volete fare un'elaborazione complessa e ancora avere la possibilità di vedere l'immagine originale sotto la vostra elaborazione complessa, dovete impostare un numero di stati maggiore. Non so se qualcuno di voi utilizzerà mai questo pennello, però sono contento di avervelo spiegato. Credo di aver capito delle cose anch'io parlandovene. Bene, grazie per l'attenzione e ci vediamo presto.